Bene ragazzi, questo è un argomento complesso. Noi abbiamo visto nel video precedente che il prodotto scalare tra due vettori genera uno scalare. Bene, il prodotto vettoriale tra gli stessi due vettori crea un vettore. Questo vettore qui, che abbiamo chiamato, ragazzi, chi è qui il prodotto vettoriale? A, B o C? C è il prodotto vettoriale tra A e B, è un nuovo vettore. Ora, quando io introduco un vettore nuovo, non vi devo soltanto dire qual è il segno, la cifra e l'unità di misura. Un vettore cos'ha di quantità che lo descrivono? Punto d'applicazione, poi direzione e modulo. Ok? Quindi ci sono quattro cose. Quindi, immaginiamo di prendere due vettori e noi li prenderemo sempre sul piano x, y. Quindi, noi disegniamo il nostro piano XY e andiamo a disegnare due vettori. Ad esempio, il vettore A ed il vettore B. A e B tra di loro hanno un certo angolo. Ok. Come chiamiamo questo angolo? Lo chiamiamo teta. Tanto è lo stesso angolo che si userebbe per calcolare il prodotto scalare, no? È l'angolo tra i due, lo chiamiamo teta, va bene. Ora, dov'è il vettore C? Dove sta questo vettore C? Quanto è lungo? Qual è il suo verso? Allora, prima di tutto, il vettore C ha un punto d'applicazione. Ma il punto d'applicazione di un vettore è univoco? In generale no. Ok, nel senso che tanto vettore equipollenti sono identici, giusto? Però noi, dove lo mettiamo questo punto d'applicazione per facilità? Nell'origine. Un vettore ha quattro quantità. Quindi, il nostro vettore C ha un punto di applicazione. E noi lo mettiamo nella origine. Bene, questa è la prima informazione. Poi, qual è la direzione di C? Allora, in generale, la direzione di C è perpendicolare sia al primo vettore sia al secondo vettore. Quindi la direzione di C è perpendicolare al primo vettore, che ad esempio abbiamo chiamato A, però in generale al primo vettore scritto. Ed è anche, ragazzi, perpendicolare a chi? Al secondo vettore. Ora, già qui potrebbero nascere dei problemi, perché uno che non ha una visione tridimensionale della realtà fa fatica a pensare quale, ad esempio, sia un vettore che fa 90 gradi sia con A sia con B. Invece, un vettore perpendicolare sia ad A sia a B esiste, ed è lungo l'asse Z. Perché un vettore lungo l'asse Z fa 90 gradi sia con A sia con B. Per farvelo vedere, si può andare un secondino su GeoGebra e farvi vedere che se il rosso è l'asse X e il verde è l'asse Y, come si fa a creare un vettore che è perpendicolare sia all'asse rosso sia all'asse verde? È l'asse blu, che ovviamente qui non si vede, ma se uno gioca in 3D, vedete i 90 gradi che ci sono tra il rosso e il blu? E vedete i 90 gradi che ci sono tra il verde e il blu? Bene. Quindi esistono vettori che sono perpendicolari sia ad un vettore sia ad un altro. Ma la cosa più importante non è qua. Ragazzi, la cosa più importante è il verso.
Perché un vettore non ha solo una direzione, c'è anche un verso. Allora, il verso si ottiene usando quella che si chiama la regola della mano destra. Quindi sbaglia chi prende la mano sinistra. Come si fa? Allora, il giochino è questo qui. Ad esempio, facciamo qui degli esempi, altrimenti poi diventa un po' complesso. Il giochino con ragazzi è questo. Io devo prendere la mia mano destra e qui ho il pollicione, qui ho l'indice, qui ho il medio e qui ho le altre due dita che io non uso. E se devo fare il prodotto vettoriale tra due vettori, dispongo il pollice come il primo vettore, che nel caso di prima, ragazzi, avendo scritto C uguale ad, con questi colori, mi confermate? Qual è il primo vettore in questo caso? A. Quindi, in questo caso. Poi, quindi lui è il primo. Poi il secondo è B, ma solo perché l'ho scritto così. Quindi in generale qui ci sta il secondo. E come terzo dito, che è il medio, io ci metto il mio risultato. Quindi? Non Z, C. Il vettore C. Ora, detto così, sembra difficile, ok? Però bisogna capire che con la mano destra noi andiamo a creare una terna, ok? E dobbiamo essere in grado di ottenere il verso di C. Quindi adesso vi faccio vedere un'applicazione, così capiamo bene. Quindi le ragazze mi hanno preparato il vettore A e il vettore B e io li posizionerò esattamente in questo modo. Voglio trovare il vettore sia A per B, sia il vettore B per A. Perché vi do una notizia, il fare A per B e fare B per A è diverso. E infatti, il prodotto vettoriale non è commutativo. Anzi, per un motivo che poi vedremo, si dice che è anticommutativo. Nel senso che genera il vettore opposto. Ok? Se A per B genera il vettore più 3x, B per A genera il vettore meno 3x. Quindi è anticommutativo, genera l'opposto. Quindi adesso noi, con una visione tridimensionale, andremo a creare il vettore A per B e poi andremo a creare il vettore B per A, andando a vedere se A per B qual è la sua direzione e qual è il suo verso, e B per A qual è la sua direzione e qual è il suo verso. In realtà sulla direzione possiamo già dire tante cose, no? Perché A e B stanno sull'asse, sul piano XY, quindi sia A per B sia B per A dove stanno come vettori? Sull'asse Z. Ok, voi avete sempre questi casi qui. Quindi il problema è capire se il vettore A per B e il vettore B per A sono vettori che come verso hanno più z oppure meno z. Quindi adesso poi con la regola della mano destra lo guardiamo. Bene, quindi se devo fare A per B, devo mettere il primo dito, quindi il pollice, come A, poi il secondo come B e automaticamente, aprendo il terzo, leggo la direzione di C, è un più Z. Possiamo infatti vedere, no? Quindi questi due stanno sul piano XY e questo sta sul piano, sull'asse Z, ed è un più Z. Ovviamente perché il prodotto vettoriale è anticommutativo? Perché se adesso io faccio B per A, devo mettere il primo dito che segue B, che se non sbaglio era messo così. Poi ragazzi, io dovrei mettere A, quindi ovviamente per riuscire a mettere A devo mettere B in questo modo,
poi A puntava in quella direzione là, viene B per A, e quindi il terzo dito, se lo apro automaticamente, ovviamente va in giù. Questo non si vede, vediamo una visione tridimensionale. Questo è il mio vettore C, che quindi punta in giù, e quindi il suo verso è meno Z. Quindi vi ho fatto vedere che facendo A per B e B per A, i due versi sono opposti. E ultima cosa che io non vi ho detto. Il modulo. Qual è il modulo di un prodotto vettoriale? Allora, assomiglia molto al prodotto scalare, bisogna stare molto attenti, perché il prodotto vettoriale, quindi che poi, ad esempio, se noi abbiamo C A per B, attenzione, che è un modulo, quindi diventa uno scalare, no? Un modulo, e quindi è il modulo del primo per il modulo del secondo per il seno di teta. Qual è la differenza col prodotto scalare? Il prodotto scalare è con il coseno, mentre il modulo del prodotto vettoriale, che è uno scalare, ha dentro il seno di teta. Che cos'è teta? È l'angolo tra A e B. Molto bene, adesso facciamo un video in cui capiamo come sono posizionati, come andiamo a creare il vettore A per B ed il vettore B per A, vedendo chi è più Z e chi meno Z.